Il piano mirato significa che è stata fatta un'attività di formazione, di preparazione di materiali da parte di un gruppo regionale edilizia. I materiali prodotti sono un faldoncino, un librettino con delle schede pratiche in cui sono segnati delle indicazioni, delle buone pratiche, cioè quindi delle cose da fare nel cantiere, nell'ambiente di lavoro. Possono essere indicazioni per mettere a posto le cose, ma possono essere anche indicazioni per valutare qual è la situazione nel mio ambiente di lavoro, in maniera da poter poi prendere le misure e i provvedimenti. In particolare riguarda il lavoro in altezza, quindi ponteggi metallici, parapetti, dispositivi di protezione individuale anticaduta. E questo progetto riguarda soprattutto le micro, piccole imprese e i lavoratori autonomi. Verranno presentate queste schede, questi materiali da utilizzare nei cantieri e poi da restituire, se possibile, se le aziende ritengono di volerlo fare, compilati in maniera appunto anonima e volontaria, per poter poi appunto trarne dei dati che possano essere utili ai cantieri stessi. Il piano mirato in generale prevede una intensa attività di assistenza da parte delle unità operative, prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, che si affianca all'attività di vigilanza.